«Ehi, signor maestro, ma sei veramente così sottomesso al regime menzognero? Se è scritto sui libri dell'obbligo scolastico, non significa che è vero? Vabbè, non potrei dire che l'allunaggio sia una farsa, ma non puoi insegnare che è stato vero. Se il tuo superiore ti obbliga a sottostare alle informazioni, non significa che sono vere. Qualche domanda dovresti fartela. Se sono stati veramente sulla Luna, perché è così grigia? Osserva quanto è brillante la Luna di notte. La vedi splendere da centinaia di migliaia di chilometri. Ma quando ti fanno vedere che la calpestano, è solo e sempre grigia. È polverosa. E che pensi dell'orma lasciata sulla Luna? Quella che ci mostrano continuamente. Lo stampo non combacia con lo stivale della tuta che indossavano gli astronauti. L'orma ha i solchi e i loro stivali sono perfettamente lisci. Se stai insegnando agli innocenti pargoletti che sono andati sulla Luna con questa scatoletta di latta improvvisata fatta di carta d'alluminio e tubolari, hai perso la testa. Hai mai indagato come facevano a far stare il rover là dentro? Ti mostrano solo e sempre animazioni, ma non ti hanno mai fatto vedere come la dispiegano veramente sulla Luna. Ti sei mai chiesto da dove arriva il vento misterioso? Se sulla Luna non c'è atmosfera, da dove arrivano le folate di vento? Per quale motivo la bandiera sventola al vento? Dai, insegnante, smetti di appindolare le povere creature. Attraverso il copioso indice alfabetico consultate le molteplici voci ISS, NASA e le bellissime playlist NASA, astronauti, ma attori, e poi sorridete, perché la verità non solo vi rende liberi, libere, ma vi libera veramente dal male.